L'allestimento è pronto, facciamo un applauso al maestro Asano. Mi chiamo Asano Inio. Adesso che mi trovo Luca, cioè per esempio, prima stavo aspettando fuori, ho visto cosplayer, quindi ho cominciato a parlare con loro. Allora loro hanno liberato che stava lettore, sono lettori di sue opere, poi gli hanno detto che ma tu sei un autore molto famoso, e quindi lui è un po' meravigliato, ma non è così. Quindi stava dicendo che è un po' atteggiamento diverso, quindi nel senso che qua meglio. In Giappone è appena finito Buonanotte Punpun, che probabilmente anche qui in Italia è la sua opera più famosa. Ovviamente io non gli chiedo come va a finire, però ecco, volevo io personalmente, ecco, sono stato molto sorpreso dalla direzione che ha preso Punpun. E allora, appunto, premesso che non voglio sapere come va a finire, volevo capire se aveva la direzione ben chiara fin dall'inizio. Quindi naturalmente non vi dico come finirà. Quindi sicuramente una finale che non aspettate. E che non... Vabbè. こんな嫌な漫画が許されるのかなっていう感じになると思います。Quindi voi avrete un'impressione che ma un manga così schifoso non può esistere. Ecco, volevo chiedere l'immagine di Dio con cui parla sempre Punpun, da dove viene e perché è così particolare. Punpun è un神様と話をするんですけども、それはどこから出てくるんでしょうか。ですね、もともとそのプンプンに出てくる神様っていう設定は、実はあらすじには入っていなくてですね、僕がなんとなく一話目を書いたときに面白いかなと思って入れた設定が尾を引いて、途中で捨てきれなくなって、実は僕も若干困っている内容ではあるんですね。Quindi, comunque questo parlare con Dio è nato così, perché quando ho ideato non c'era questa impostazione. Quando ho iniziato il primo episodio, così, tanto per, ho inserito. Però una volta inserito non ho più potuto fare a meno, nel senso che ormai c'è, quindi non ho potuto togliere. Quindi fino a fine un po' mi ha dato... Non imbarazzo, comunque forse era una cosa in più, però comunque non ho potuto togliere. 個人的にはね、大爆笑だったんですね、その表現が。あまりにもしょうもなさすぎて。あまりにも。しょうもなさすぎて。Quindi, il scelto più che altro per far ridere di più, perché per me non c'entrava niente, quindi per me era una scelta adatto quel momento. なんですけど、まあ。面白いなと思ったものっていうのは絶対何かしら意味があって、いずれこの表現っていうのが後のいい物語のいい流れに展開に影響してくるっていう確信もあったので、実際その神様とのやり取りっていうのは今の段階だと自分の何とかな理性とか社会性みたいなものと、もっと内面に持ってる悪意とかそういうものの対比、神様というよりも自分と自分の中のもう一人の人格の対比って感じになってます。Quindi, comunque io sono sicuro che quando una volta, anche se è uscito così da subconscio, se mi sono trovato interessante, comunque
avrà qualche significato. E quindi ero sicuro comunque che anche nel sviluppo, nella storia, avrà qualche ruolo, questo ero, comunque ero sicuro. Poi Dio, cioè naturalmente non è un vero Dio, ma simboleggia quello che Pum Pum ha dentro, quello anche parte cattivo o non, quindi un altro io. ちなみにあの今書いてて、あの普段僕1ページのペン入れをするのに、そうですね、4、5時間かかるんですよ、本来だったら、うん、まあ、4、5時間あのですね、今ね、それをね、やろうとしてるからね、ちょっと焦ってきてるんですけど。Sta dicendo, di solito io metto per finire una tavola, ci metto 4-5 ore.E quindi naturalmente non posso stare qua 4-5 ore, quindi sto un po' agitando. あとよくそのプンプンをなんでああいう記号みたいなあの表現にしたのかっていうのを聞かれるんですけど、まあそれもいろんな理由があって、ただやっぱり一つはその締め切りに間に合わせるためにいかに主人公を簡単にするかっていう、まあそういう理由も一つ。Quindi ogni tanto, cioè spesso volentieri mi domandano perché hai impostato così Pum Pum, molto simbolico e anche un po' pacifico. Uno dei motivi più grandi è per fare in tempo a consegnare nella scadenza. E un'altra cosa che mi curiosisce è questo, cioè se è difficile scrivere un personaggio appunto come Pum Pum che non parla mai, parla solo per didascalia, per cui questo uso solo della didascalia e nessun dialogo, poi in realtà non parla mai in prima persona il personaggio. そうですね、それはあの、そうだな、あのそれはプンプンの姿が記号になっているのと、まあ、割と同じ理由でその、プンプンの姿をあの決めたくなかったから記号になっているっていうのと同じように、吹き出しを使うと、まあ、別に漫画から音は出ないんですけど、なんかこう声というか、 なんかそういうものを限定してしまうような気がして、そうです、あくまでプンプンのセリフっていうのは語り部が別にいて、それによって語られてる、でセリフもその人によって語り部によってあの語られてるっていう風な風にしたかったんです。Quindi, forse il stesso motivo di aspetto, perché Pum Pum ha questa forma di un simbolo, quindi aspetto c'è e non c'è. E se faccio parlare con Balloon, quindi avrà sua voce, così rovina del suo essere simbolico. Quindi ho preferito mantenere questo un po' di stacco, quindi come se raccontasse qualcuno fuori campo per posto di Pum Pum. Quali sono alla fine i manga che gli piacciono, cosa gli piace e come è arrivato lui a diventare mangaka? ジョバンニさんからの最後の質問ですけれども、はい、ご自分の以外で何かお好きな作家とかお好きな漫画ありますか？どうして漫画家になったのか。そうですね、僕は子供の時にあまり漫画を読んでいなくて、むしろどっちかというとゲームばっかりやっていたんですけど、comunque da giovane, da bambino io non leggevo tanto manga, più che altro io facevo i giochi, giocavo。あの僕が高校生の時に柘植義治さんっていう方を、はい、読んで、あのすごいこう感動したというか感銘を受けて、あのただねその時はちょっと僕もまだ若かったんで、若くてバカだったんで、なんかねこう自分でも書けんじゃないかなって思っちゃったんですね。Quindi poi, quindi da giovanissimo non ne leggevo manga. Quando sono andato età di scuola superiore, ho letto un fumettista molto particolare, mi sembra che in Italia è uscito dal Coconino Press, autore si chiama Tsuge, Yoshiharu Tsuge,
mi è piaciuto tantissimo. Poi siccome ero molto giovane, poi scemo, quindi mi è sembrato che potevo disegnare anch'io, quindi così ho cominciato. ちなみに今現在で、好きな漫画家というか、まあ、非常に自分が意識している漫画家っていうのは、今日会場に来ている花澤さん。Desne. Quindi adesso un mangaka che mi interessa molto, sto seguendo molto, è presente anche qui a Lucca, Hanazawa, Kengo Hanazawa. Hanazawa-san とは僕は同じ雑誌で今連載をしてるんですけれども、ね、花澤さんはね、僕の漫画を読んでくれないんですよ。Comunque, io sto lavorando stessa rivista de,con Hanazawa, ma Hanazawa è cattivo perché non legge mai il mio manga. E con questo facciamo un grandissimo applauso al maestro Inazawa. Grazie.